Ecco, c'è lo stand di Whirlpool qui al CES 2013 dove vengono presentati alcuni concetti per future nuove tecnologie. Questo esemplificato qui davanti è un concetto molto interessante di frigorifero distribuito. Praticamente il concetto è qui. Si ha un'unità centrale che gestisce la refrigerazione e poi determinati vani che sono distribuiti nei punti della casa dove serve, in cucina ma non solo, ognuno con una funzione specifica, per esempio quello per chiaramente il congelatore, quello per il fresco, quello per le bevande. E poi vediamo sempre distribuito ci sono altri oggetti, per esempio questi portabottiglie tengono le bottiglie a una temperatura fresca ma non eccessivamente fredda, quindi confortevole per una bevuta di qualità. A seconda del tipo di bottiglia che si mette dentro viene impostata la temperatura e questa viene tenuta. Allo stesso modo, cioè vediamo qui un contenitore per la frutta che mantiene non solo la temperatura ideale per la frutta ma anche il livello di umidità che garantisce la migliore conservazione. E lo stesso dicasi anche per quanto che riguarda, non so, gli aromi, per esempio, piuttosto che la conservazione del pane. Il concetto va anche oltre perché c'è tutta una parte che è destinata anche a fuori della casa, quindi sempre collegata alla stessa centrale, ma che sta fuori, che sfrutta in parte la temperatura esterna. E comunque a che cosa serve? Serve fondamentalmente per tutti i servizi di delivery di spesa a casa. Quindi pensiamo chi compra con l'e-commerce e ha bisogno di farsi consegnare materiale e prodotti alimentari freschi senza essere in casa, ecco, in portineria può esserci una specie di scaffale, diciamo così, ogni scaffale collegato alla centrale di refrigerazione del singolo condomino, dove viene portato il sacchetto specifico, e il sacchetto è un sacchetto ovviamente coibentato che viene appoggiato sulla superficie refrigerata, che permette la conservazione per oltre 10 ore in perfetto stato, così non c'è bisogno di essere a casa quando viene consegnata la spesa.